Ah, voi non lo sapete, voi non lo sapete, voi non lo sapete, non lo sapete che è la seconda volta che io registro questo video e sapete perché? Perché, l'ho detto anche su tutti i social, è tipo da 4 giorni che sto male, no? E sono senza voce, infatti sto facendo uno sforzo e parlo a bassa voce proprio perché mi si stanno squartando le corde vocali. Non contento, io questa frase l'avevo già detta nell'altro video, ma l'ho dovuto riregistrare perché con il fatto che ancora non sto bene, non ho premuto rec. Non ho premuto rec. Ho parlato 20 minuti, non ho premuto rec. Ah. Vabbè, come non detto, facciamo finta di niente e oggi andremo a parlare di problemi. Problemi sugli ultimi aggiornamenti di iOS 16, ragazzi. Basta, basta! E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a parlare proprio di iOS 16.1 e di quanto faccia schifo l'ultimo aggiornamento di Apple. Cioè, no, non è che fa schifo. Allora, obiettivamente, iOS 16.4 e iOS 16.4.1 sono forse i migliori attualmente iOS 16 usciti fino ad oggi. Io l'ho sempre detto da quando sono arrivate le versioni beta, ok? L'unico problema è che anche queste versioni hanno un bug e ci sono cascato anche io. Non mi ricordo perché, ripeto, sto ancora un po' confuso e sto male. Non so se ve l'ho già raccontato da qualche parte in qualche video, ma anch'io sono cascato in questo maledetto, assurdo bug che veramente non capisco perché esista, non capisco dove vadano le robe, ma ora vi spiego meglio. Ora, in sostanza succede questo. Su tutti gli iPhone ed iPad che hanno il nuovo iOS 16.4 o 16.4.1 potrebbe accadere questo bug, perché vi ricordo che i bug sono bug, quindi è casuale, non tutti i dispositivi sono sempre colpiti. Infatti spero che nessuno sia cascato in questa roba, ma purtroppo anche a causa di vostre segnalazioni sto facendo questo video, quindi purtroppo è successo. Ora, nel periodo tra sabato, domenica, lunedì e martedì di Pasqua, quindi domenica era Pasqua, stiamo parlando di sabato, domenica, lunedì e martedì, tantissime persone come me hanno avuto dei problemi che purtroppo si ripresentano anche oggi. Ora, il problema è questo: la sincronizzazione con iCloud di tutto ciò che va su iCloud non funziona correttamente. E vi faccio il mio di esempio. Cosa è successo a me? Prima di iniziare, scarica iAppZane, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire l'Apple News sul tuo iPhone e non solo, ma anche sconti, sfondi e assistenza. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store. Ero sul mio Mac e stavo scrivendo un nuovo video. Scrivendo questo nuovo video, cosa succede? Faccio il titolo, metto le varie voci, ovviamente per segnarmi le linee guida, come ogni cavolo di video, chiaramente, perché sennò non ha un filo logico. E una volta fatto, ho, come sempre, preso l'iPhone, mi sono seduto qui, ho attaccato tutto, ho detto, ora registro il video, apro le note e nelle note non c'era purtroppo tutto quello che avevo scritto, c'era solamente il titolo senza le varie voci. Ho detto, boh, guarda, vuol dire che si è bloccato, ogni tanto può capitare. Vado sul Mac, apro le note e nella nota dove io avevo lasciato tutto il video c'era anche lì lo stesso titolo e basta. Quindi cosa è successo? È successo che in uno strano e inspiegabile modo tutta la parte che io ho scritto, la parte del mio bellissimo video, è andata perduta da qualche parte. Nella nuvola, su iCloud, non si sa dove cazzo sono andate queste cose. Le mie parole scritte, 20 minuti di video, sono andate perse nell'etere, nel multiverso. Dove cazzo sono finite le mie cose, Apple? Nel multiverso? C'è un altro Mirko in un multiverso che sta aspettando la parte del mio video che io ho perso? Ma che, cioè, veramente, e la cosa più assurda, sapete qual è? Che questo problema non si applica solo all'App Note, ma si applica su ogni applicazione che si sincronizza con iCloud. Quindi, stessa cosa per l'App Promemoria, è successo anche a moltissimi sulle email sincronizzate con iCloud, ma soprattutto nei giorni di Pasqua è successo, e qui un applauso per scartare i giorni perfetti per far apparire i bug Apple, so che non lo fanno apposta, però che cavolo, proprio nei giorni di Pasqua. Foto e video sono andate perdute di moltissime persone, ma non solo foto e video scattati in quel momento, ma anche foto passate. Ed è successo a mia madre pure, cioè, capito? Mi chiama mia madre e mi dice: Mirko,
non trovo più le foto del mio viaggio lì. E io, mamma, sicuramente le avrei cancellate, non sapevo ancora dell'esistenza del bug. E lei, ma io non ho fatto nulla. E io, vai su iCloud.com, vedi se si sono salvate, vai su un altro dispositivo. No, le ho perse su tutti i dispositivi. E io ho detto, boh, sicuramente mia madre, un po' boomer, avrà sbagliato. Qualche giorno dopo telefono a mia madre e dico, mammina, ciao, volevo dirti che purtroppo c'è stato un bug e quindi è normale che ti sia successo. E lei mi ha fatto una domanda, perché se voi siete stati colpiti da questo bug, sicuramente vorrete farmi la stessa domanda che mi ha posto lei, ovvero ma torneranno le cose che ho perso? E questo non lo sappiamo, ragazzi, perché si vocifera che Apple possa presentare iOS 16.4.2 per correggere il problema, ma le cose, ripeto, dove cazzo sono finite? Cioè, il mio spezzone, le foto di mia madre, i promemore, le email della gente, in quale multiverso davvero sono finite? Cioè, non riesco ad immaginare dove possono essere finite. Non credo neanche che una volta installato questo nuovo aggiornamento, eventualmente se dovesse uscire, tornino tutte le cose che non c'erano prima. Cioè, mi sembra anche un po' strana come roba, non è mai successa in 15 anni. Ancora più strano sarebbe vedere un nuovo iOS 16.4.2, perché nel mese successivo a questo, ovvero il mese di maggio, Apple presenterà iOS 16.5, che è già in versione beta. Se volete scoprire tutte le novità, vi lascio qui sotto in descrizione e nel primo commento i link con gli ultimi video, così scoprite che ci sarà di nuovo. E quindi non avrebbe senso rilasciarlo adesso, siamo tipo alla fine di aprile, che me frega, però io obiettivamente un problema di questo genere lo tapperei subito, perché qui si parla di lavoro, cioè io lavoro, la gente studia, altre persone lavorano, mia madre ad esempio lavora, magari adesso ha perso delle foto di un viaggio, ma metti che perdeva delle foto di lavoro, cioè onestamente ti rompe tantissimo, perché se ti serviva e poi non lo puoi riprendere più, quello che hai perso, che fai? Vai nel multiverso, salti dimensionalmente? La prendo a ridere, perché tanto che c'è, che devo fare? Ma la cosa più scioccante di questo problema non è il problema in sé, è che su alcuni siti americani, come ogni anno, spoiler, no? Sono apparsi i primi log di iOS 16.6, ovvero Apple, alcuni ingegneri stanno navigando sul web per testare il nuovo aggiornamento, e questo cosa fa vedere? Fa vedere che si collegano ad alcuni siti americani, come ogni anno, loro prendono le statistiche, li vedono e ci comunicano come sempre che Apple sta iniziando questo test, quindi stanno lavorando anche alla prossima versione. Però perché quelle attuali continuano ad avere problemi? Cioè, se tu lavori già alla 16.6, ma noi siamo in beta alla 16.5, attualmente tutti hanno la 16.4.1, ma concentrati su quello. Io non li capisco. Io non verrò, lo so già benissimo, mai invitato a un Apple Event, la Cupertino, e lo so, ne sono consapevole, solo perché dico la verità. Mi dà fastidio vedere un deconcentrarsi di Apple che si concentra appunto su cose futili, secondo me. Cioè, io non capisco questo. Perché rilasciare 6 versioni di aggiornamenti di iOS 16? Cioè, iOS 16.1, 2, 3, 4, 5 e 6, e rilasciare piccolissime novità per ognuno. Ma fanne 3 all'anno, fai la 1, la 2 e la 3, amen, stop, finito, e raggruppa tutte le novità che dovresti mettere in 6, solo in 3. Così sembrano anche di più per noi, cioè alla nostra vista aspettiamo più mesi, cioè è una brutta strategia di marketing secondo me, non invoglia gli utenti ad aggiornare, infatti si lamentano tutti, continuamente, fate bene ragazzi, anche io mi sto stufando onestamente, perché vedo proprio, cioè se facessero 1000 aggiornamenti e andassero tutti bene non mi lamenterei, ma siccome fanno degli aggiornamenti che continuano ad andare di merda, onestamente non mi sento di dire che è giusto così, è una strategia sbagliata, non pensate all'ultimo, pensate a quelli attuali, cacchio, e basta. Che poi sta per arrivare iOS 17, i maggiori video che state vedendo ultimamente sul mio canale sono anche quelli, la gente interessa quello, perché concentrarsi ancora e ancora e ancora e ancora su questo fallimentare iOS 16 che ormai è... cioè devi fare così, fatto, cestinato, mandalo via, cioè no, ancora, continua, e va. E mi sono giocato definitivamente l'andare a Cupertino, yeah! Ovviamente ragazzi, voglio sapere il vostro parere, scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate sia di questa situazione e ovviamente fatemi sapere se avete questo bug, se avete percepito un errore o malfunzionamento di iCloud, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao!
Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.